Amici, benvenuti qui sul canale per un nuovo episodio dedicato alla carriera d'attore con il Cesena. Quest'oggi, ragazzi, si vola altissimo o in bassissimo, dipende dai punti di vista, perché, come potete vedere, il primo match è contro la Sampdoria, ma se noi ci spostassimo nel calendario capiremmo che abbiamo finito la stagione, ragazzi. La stagione regolare è oggi, va è agli sgoccioli, sgocciola. Oggi la stagione regolare sgocciola. Sampdoria, Catanzaro, Spezia, passeggiata di salute contro l'Inter, vinciamo 5-0, andiamo in finale di Coppa Italia, e poi Carrarese per concludere appunto la stagione regolare. Ma, voi dite, Menzo, perché sei così tranquillo? Non sono tranquillo, dentro mi sto cacando letteralmente addosso perché, chiaro, la zona playoff è presa, ok? Però volevo posizioni più alte in classifica, ok? Volevo tenermela questa terza posizione e i risultati negli ultimi episodi, ne approfitto per ringraziarvi, ho recuperato un po' di commenti, grazie per il supporto che state dando alla serie. Dicevo, se vi va, recuperate gli episodi precedenti, i risultati non sono stati positivissimi e oggi aprire con la Sampdoria non è proprio un bene, eh? Non è proprio un bene. Sampdoria che non ha più niente da dire. A meno che, scusatemi, può vincerlo il campionato? Può vincerlo. E invece qualcosa da dire ce l'ha. Eppure tanto. Cavolo. Noi facciamo il nostro. Facciamo il nostro, secondo me, non è impossibile. Stiamo già facendo comunque una stagione positiva. E adesso, a parte gli scherzi, andiamo a farci la conferenza stampa. È chiaro che si vuole sempre vincere. Però è stata una stagione, secondo me, anche sopra le più rosee aspettative. Quindi di conseguenza possiamo essere tranquilli, positivi. Ci prendiamo questi playoff come vengono. E poi il prossimo anno voglio andare in Serie A. Cioè, non è che ci sono molte scelte o molte cose di cui parlare. Io voglio andare in Serie A il prossimo anno. Cioè, io un altro anno in Serie B non me lo voglio fare. Fammi vedere la squadra della Sampa. Della Sampdoria, madonna mia cosa. Bomber Coda. Si va. Si scende in campo con la miglior formazione. Spendi è diventato un 70. Oh, già l'abbiamo fatta, ragazzi. We did it. Mettiamo Curto al posto di Prestia in questa partita complicata. Mi porto dietro Bertone. Siamo pronti? Ho visto che c'è stato un aggiornamento. Preghiamo. Premo di paura per capire quello che sta succedendo al gameplay. Andiamo in campo sempre sul pezzo. Forse Cesena. Dai, Burdel. Abbiamo recuperato un buon pallone. Sampdoria che non è messa benissimo in campo, se devo dirla tutta. Liberali. Al limite dell'area. Liberali! Porca miseria, ragazzi. Cosa stava per combinare Mattia Liberali? L'abbiamo ripresa. Calò, guardate questo spazio che c'è proprio nella difesa della Samp. Van Hooijdonk. Dritto per dritto. Van Hooijdonk col tocchetto sotto di Mancino. L'olandese volante. 1-0 dopo 8 minuti. Abbiamo preso per la seconda volta. La Sampdoria in controtempo, scopertissima, con i reparti slacciati dopo 10 minuti. Sono cose assurde queste. Van Hooijdonk che è andato dritto per dritto. Però bellissimo il tocco sotto così di Mancino, quasi ad anticipare l'uscita del portiere. L'olandese volante, ragazzi. Van Hooijdonk, post rullaggio. Siamo in vantaggio. Attenzione a Borini. Prova a spingere la Samp. Fortunato Benedetti qui su questo rimpallo. Bella la palla per Sekulov. È uscito Andre Gomez. L'ha lasciata lì. Poi, in un secondo momento, è riuscito a recuperarla. Si fa vedere anche la Samp. Preto, guarda centralmente che c'è Spendi. Spendi. Il giro Spendi. Il destro Spendi. Ghidotti. E non ci arriva Van Hooijdonk. Anticipato da Veroli. Siamo sempre pericolosi. La Samp ha una difesa pessima in questo momento. Van Hooijdonk sul cross. Va bene. Va bene. A me è sembrato netto. Non so se anche voi vi siete accorti di questa nettitudine. Netto. Ragazzi, anche dal replay si evince che questo rigore è assolutamente, assolutamente netto. Circoscritto. Doppietta di Van Hooijdonk! Al 40esimo! 2-0! Beh, posso dire che un bel inizio. Un bel inizio. Poi magari finisce malissimo, ma un bel inizio. Ho fatto un danno. Ho fatto un danno. Cartellino rosso? Porca. Cartellino rosso per Mattia Liberali. Davvero, davvero gratuito. Davvero, davvero gratuito. Allora, era prova del manto erboso più steca di conoscenza. Però qui c'era effettivamente un po' di nonsense. L'ho rovinata? Speriamo di no. Eh?
Dai, bisogna. Tranquilli, eh. Allora. Facciamo contenimento. Ma non mi sembra che stia cambiando, però. 4-3-3. Facciamo contenimento, dai. Sì, vabbè, non cambia niente. Non cambia niente. Togliamo spendi. Mettiamo Gustafsson, sì. Però mettiamo anche Berti, dai. Ci vuole un po' di fantasia. Ci vuole un po' di fantasia là. È bella! È bella! Non posso crederci, ormai Van Hooijdonk va vicinissimo alla tripletta. Io avrei fatto dei cambi. Avrei fatto dei cambi, ok? Che dite? Me li fate? Oh, no. Curto a battere. Ma Curto. Ma i cambi? I cambi, signori, i cambi. Signor cambi. Vabbè, io veramente non ho parole. E vabbè. Curto a battere l'angolo. Su Van Hooijdonk! Orca miseria, chi do tipo Van Hooijdonk! Siamo più pericolosi adesso. Mi fai i cambi? Mi fai questi cazzo di cambi? Dai, va bene. Metti Ayari. Mi fai i cambi? Eh? Me li fai? Mi fai i cambi? Me li fai per favore i cambi? Mi fai i cambi? Oh, grazie. Anche sta cosa che se buggano i cambi. Finisce qui. Amici, nonostante l'uomo in meno, è stata una Sampdoria davvero, davvero di poca cosa. Ti dispiace? Assolutamente no. Ci va benissimo? Assolutamente sì. Siamo contenti? Contentissimi. Prestazione del Cin Pagella per Van Hooijdonk, che è stato vicinissimo anche alla tripletta. Siamo una crema. Una cremina calda, morbida, quando fa freddo fuori, si gode. Chi dobbiamo tenere d'occhio noi? Alle nostre spalle? Alle nostre spalle. Adesso col Catanzaro non dobbiamo sottovalutare questa partita. In questo momento della stagione non potremmo, non possiamo. Allora, davanti a noi c'è la Cremo. Il Bari e il Sassol. Dobbiamo dare un occhio. Sassol che sarà contro il Mantova. I Beri. I Beri? Il Beri? Il Beri. A Beri. Ah, contro il Brescia. Ok. È praticamente uno scontro diretto. La Cremo invece contro la Salernitana. Oddio, qualche punticino potremmo provare a sgranocchiarlo. Attenzione però, eh. Attenzione. Contro il Catanzaro. Chiaramente il Liberale non può giocare, quindi dentro Berti. Troppo importante. Io ci andrei con la coppia d'attacco titolare, ragazzi. A centrocampo invece qualcosa lo cambio. Vado con Gustafsson, Calò, Corazza. Andiamo di nuovo con Curto. Mangraviti, che sennò fa le gocce agli occhi. Possiamo andare così, ragazzi. Non perdiamo tempo. Andiamo in campo. Sempre sul pezzo. Forza Cesena. Dai, Burdel. Oh, è bella. È bella. Vai, Leotta. Lotta. Ma si può fare una roba così? Ma che è? Iemmello. Mi rifiuto, eh. Mi rifiuto di prendere il gol da Iemmello. Bravo Andre Gomes. Bravo, poi una sega, c'era cioè, parata che facevo anche io. Calò. Spondamela, è bellissima. Ma come giochiamo? Ma come giochiamo? Madonna santa. Cosa aveva fatto anche Spendi con quel controllo lì? Golosissimo. Corazza, ancora. Ancora. Ho detto ancora. Niente. Ma noi, Donk, che ce fai lì? Non lo so, ci piace. Spendi. Bravo nella gestione. Ah. Ah, chi ha fatto gol là in alto che non me ne sono accorto? Eccoci qua. L'incubo. Iemmello invece no. E invece Iemmello succhicchia. Succhicchia Iemmello. Bravo Andre Gomes. Ah, ma Van Hooijdonk. Capite perché lo chiamo l'olandese volante? Ma l'avete vista la sponda? The spondage. Nuova pratica. Vabbè. Tipo il bondage. Lo spondage. Attenzione. Perdi. No. Stavo per tirare. Stavo per dare una tirata di quelle. Eh? Ma non c'è. Ma è irregolare. Ma è irregolare. Ma smettetela. Mamma Andre Gomes ancora. Su Mora. Ma che spettacolo. Ma che spettacolo. Berti. Van Hooijdonk. Ancora. Ma che gol è? Ma che gol è? Abbiamo sofferto. E poi siamo passati in vantaggio con Berti. Un super gol. Non fa ripiangere i liberali. Anzi, ma lo sappiamo, eh. Lo sappiamo, non lo scopriamo oggi. Però bellissima azione, bellissimo destro di Berti. Io vi ricordo, ragazzi, che sto col tiro manuale, eh. Guardate dove l'ho messa. È bella. Io non posso credere. Scognamillo. Ascognami. Ma tu ti rendi conto che hai infranto il sogno di un ragazzo, quello di fare il gol di Scorpione? Mannaggia i sandali. Attenzione. Iemmello. È passato. Dritto per dritto Iemmello. Ha detto. Gli copro l'interno. Dritto per dritto. Gliene fregava niente di nessuno.
Nessuno di niente. Niente di niente. E poi ha battuto Andre Gomez così sul primo palo. Iemmello, signori. Iemmello. Berti, bellissima questa apertura per Brito. Spendi. Prova a girarsi. Scognamillo oggi lo sta smangiucchiando. Andiamo con Carbo. Sisso. Sull'esterno. Per dare maggiore spinta. Poi, oh, raga. Non ve lo voglio dire. Non voglio fare il mediocre, ma un 1-1. In sta situazione me lo posso anche accollare. Spendi, guarda Breto, guarda Breto, guarda Breto come spinge Breto. Guarda Breto come spinge Breto al centro. Berti. Non ci credo. Ancora. Spendi. Sci tua. No, io non posso crederci. Madonna mia, stavo per pigliare la doppia da Iemmello. Andiamo con Ayari, va, che Berti è stanco. Che miseria come gioca sto Catanzaro a volte, oh. Occhio ragazzi, perché il Catanzaro, mannaggia i sandalini. Non molla! Mamma Andre Gomez che parata. Mamma Andre Gomez che parata. Stiamo rischiando. Stiamo rischiando, non va bene. Oggi i padroni di casa, non lo voglio dire, meriterebbero qualcosina di più. Vai, 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 Andre Gomez, sta alzati, madonna mia, ma cosa sei, in geriatria? Sì? Il mago? Il mago calò! Non posso crederci. Non posso crederci. Finisci qui. 1-1. Bravo questo Catanzaro, devo dire che mi ha messo parecchio, parecchio in difficoltà. Molto più della Sampdoria, devo proprio essere sincero. Oggi il migliore in campo da noi è Andre Gomez, quindi questo è tutto un dire. Quando il migliore in campo è il portiere, tocca capire che qualcosa non è andato. Di là, Iemmello ci ha messo in grande, grande difficoltà. Andiamo a vedere un po' anche gli altri risultati. Sassuolo ha perso contro il Mantova, il Bari ha vinto contro il Brescia. Quindi, paradossalmente, abbiamo guadagnato un punto dal Sassuolo. Pensate, io ragazzi sinceramente, a parte gli scherzi, cioè io ho questa partita qua contro l'Inter, ma veramente me la vado a giocare. Sono quinto. Oh mio Dio. Allora, 5 punti dal Sassuolo, mancano 2 partite. È un momento troppo importante ragazzi della stagione. 4-0 contro l'Inter all'andata, sinceramente, io che ce faccio? Ma io che ce faccio? Io che ce faccio? Non ce faccio niente. Non ce faccio niente. Non ce faccio niente, ragazzi, dai, parliamoci chiaro. Andiamo a simularla. La simuliamo così. Non la riprendiamo mai nella vita. Sì, va bene, qualcosa potrebbe andare storto. Vediamo un attimo come se la cavano i miei nei primi 45 minuti. E eccoci qua. Benissimo. Bravo Andre Gomez, che sta giocando con la stessa maglietta dell'Inter. Per non confonderci le idee. E via. Bene, Marcus Thuram. Grazie, è stato veramente... Oh, un bel totale di 7-0. Doppietta di Thuram. Bastoni si è fatto espellere. Vedete che io riesco a instradare i miei giocatori anche durante la simulazione. Mi piace questa cosa. L'Inter in finale contro la Milano FC. Ok, perfetto. Contro il Milan. Sarà derby di Coppa Italia. Ragazzi, l'abbiamo persa all'andata. Non c'è nulla da fare. Qualcuno di voi mi potrà dire, beh, potevi giocata, ragazzi. Abbiamo qualcosa di più importante qui. A cui pensare. La partita contro lo Spezia. Prima però. Allora, Cremonese contro il Bari. Madonna che goduria. Cremonese contro il Bari. Madonna che goduria. Dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere. We have to win. We must win. Non sarà semplice, eh. Andiamo con la migliore formazione possibile. Bastoni che è espelluto. Gustafsson, per forza. Curto, per forza. La titolare. Benissimo. Berti me lo porto dietro, però, al posto di Basto. Via. Andiamo. Ragazzi, sempre sul pezzo. Forza Cesena, Aldino Manussi per le alte posizioni della classifica. Dai Burdel, sempre sul pezzo, Forza Cesena. Ma perché piove? Ma perché piove? Eh? Madonna Colak, ma che mi ha fatto? No, come Kouda? Massimo Kouda. Ah, di serio? Andre Gomez. Cosa fa Sisso? Niente. L'acqua. Siamo allergici. Siamo deboli. Come i Pokémon. Mamma mia, Andre Gomez. E tu? Breto, spinge, Breto! Mamma mia, Breto c'ha gli sci d'acqua, Breto. Breto, Breto, Breto. Aspetta, madonna mia, spendi, quanto ci hai messo? Quanto ci hai messo, Breto, ancora? Niente. Ah! Porca bolanga. C'era, eh. C'eravamo, Sisso, spingi come Breto. Niente. Bravo, Pieraccini. Che intervento. Va noi, donc, liberali. Tornato dopo l'espulgimento. Spendi! Mannaggia! Occhio a Colak. È passato il mancino, di serio.
Io sotto l'acqua faccio fatica. Faccio fatica sotto l'acqua, piove tutto l'anno. Il riscaldamento globale, l'inquinamento, il buco dell'ozono, piove troppo. Piove troppo. Quindi, ma va noi, come fammelo il movimento? Me l'ha fatto! Me l'ha fatto il movimento! Me l'ha fatto! Me l'ha fatto! Dai, 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 dai! Andiamo! Andiamo Van Hooijdonk, all'improvviso. Mamma mia, per fortuna che si è magnato quel pallone. È rimasto sotto anche il difensore dello Spezia, probabilmente disturbato da questo acquazzone non richiesto. No. Allora, esci. Grazie. Mamma mia, ragazzi. Che finale di stagione ansiolitico. Ma Pardo ha parlato di festa promozione tra il primo e il secondo tempo, ragazzi. Ma cosa vuol dire? Quella festa promozione è rimandata. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, che discorsi fa Pardo, scusatemi, per farmi saltare dei battiti? Cosa vuol dire la festa promozione? Perché la festa promozione? A Pardo, dici di più! Mamma mia, liberali, che facciata nella pozza! Splash! Bellissima palla per Breto. Vai a Bell. Vai a Bell. Vai a Bell. Quanto sei forte! Non posso crederci. No! Mi dai gusto, niente! Perché non mi dai Gustafsson per andarci? Perché non me lo dai? Dammi Gustafsson. Ma dammelo, dammelo. Era lì. Perché non me lo dai, Gustafsson? Come ci apriamo come delle cozze schifose. Secondo lei per la Sampdoria. Ma che straminchia me ne frega della Sampdoria. Sì, ma dobbiamo fare il risultato qua, ragazzi. Vai, mettiamo Berti al posto dei liberali. Gustafsson. Fallo andare. Mamma mia, ragazzi. Ma che cos'è questo signore qui? Questo ragazzo qui. L'olandese volante. Guarda che esulta. Esulta così. Ma che gol ha fatto? Ma che palla di Gustafsson. Ma oggi due difese, ragazzi, al limite del vergognoso. Al limite del legale in Italia. Se te fermano per strada con sta difesa, te carcerano in 0-2. Che stagione di Van Hooijdonk, raga. Che stagione! Mamma mia, ragazzi, non ho parole. No, Antonucci è tornato! È tornato allo Spezia! E allora ci purga? Non credo. Che cazzo fa Berti? Cosa fa Curto più che Berti? Mio Dio. Mamma Andre Gomes. Aia. Sotto la pioggia, ragazzi, può succedere di tutto. Tranne Breto che smette di correre. Breto non smette mai di correre. Maremma. Breto! Ma centrale, cazzarola. Quanto è forte Breto, ragazzi. Berti, Berti, sei entrato. Corri, cazzo. Finisce qui, 2-2. Non si vince, solo contro la Sampdoria abbiamo vinto. 2-2. Ma di cosa parla? Ma di cosa parla? Ma perché dobbiamo festeggiare oggi la promozione, ragazzi? Come avremmo potuto festeggiare oggi la promozione? 2-2, ragazzi, che partita, però. Che partita. Veramente molto molto divertente. 2-2 tra Cremonese e Bari. Non è cambiato nulla. Siete veramente. Questo è uno di quei biscotti schifosissimi. Vergognosi. Vergognosi. Ultima partita contro la Carrarese. Che te posso dire? Io non ho un soldo. Non ho un soldo nemmeno per la mia primavera. Il prossimo anno dobbiamo gestirla un pochettino meglio. Ma mi confermi che non mi avete dato nemmeno un euro? 20k. No, aspetta, 20k forse per qualcuno del vivaio ce l'abbiamo. Va a vedere. Siamo solo in Sierra Leone. Ma Whittaker. Ma Whittaker era Gibilterra. Whittaker. Ah, Whittaker. Vabbè. Vediamo la relazione, va. APA. Obi. Obi. Ob no, posso solo rifiutare. Perfetto. Gilbert Antwi. No. Joshua Johnson. No. Maxwell Adun. No. Isakali. Isakali. Vabbè. Adumensa. Adumensa, Amodako, Busia, Lansana Busia, ma siamo sicuri che è della serie Solemanen Krumah?
E poi Maxwell Amidou. Amidou di riso. Benissimo. Ultima partita di oggi. Classifica. Siamo quinti. Ma perché non abbiamo vinto contro lo Spezia? Adesso c'è Bari Spezia e Cremonese-Palermo. Cremonese-Palermo con il Palermo però che è già campione di Serie B. Per favore ragazzi, contro la Carrara. Allora, intanto potrebbe non piovere, grazie. Sereno. Oh, così sono sereno anche io. Come sempre curto. E come sempre mi porto dietro Bertone. Ragazzi, si va. Andiamo. Sempre sul pezzo. Forza Cesena, dai Burdel. No, Hendrix. No, Hendrix. Mamma mia, Andre Gomez. Per favore, ragazzi, dico che con la pioggia giochiamo de merda. Possiamo non giocare de merda pure con col sole? Sennò mi casca la montatura. Mamma mia. Come portiere di calcio a 5, Andre Gomez. Vai. Vai, liberali, vai. Madonna mia. Quanto siete lenti. Va magnato Coppolaro. Ha sbagliata. Ha sbagliato, va Noidon. Va Noidon. C'è il movimento di liberali, servito perfettamente. Anche l'assist man fa. Liberali! Mamma, era bellissimo il tacco. Era intelligentissimo. Curto. Curto. Curto come Rudiger. Ancora Curto. Ma Curto. Ma che destro è quello? Ho sto cazzo del Sassuolo. Scusate, mi è partito il cazzo. Bella la palla per Spendi. È buono! È buono! Spendito spendente. Sicuramente una prima parte di stagione più positiva rispetto alla seconda. Come feeling, anche proprio palla alla mano. Questo è un gollone incredibile. No. Hendrix, arrivi su Finotto. Hendrix. Andre Gomez sul primo palo. È migliorato molto Andre Gomez, eh. Bella. Spundamela. Bravissimo Van Hooydonk. Perfetto Van. Sì, su. Sì, su. Metti là. È buono. Van Hooydonk. Van Hooydonk. Van Hooydonk. Van Hooydonk. Fa tutto Sisso. Poi Van Hooydonk si mangia un gol clamoroso. C'è anche da sottolineare la parata di Bleve. Sfortunato poi sul rimpallo. Dai, dai ragazzi. Va bene. Me lo piglio, me lo piglio, me lo piglio. Sotto al sole funzioniamo, ragazzi. Siamo tipo i pannelli solari noi. Io l'altro giorno ho fatto un incubo, ovvero Van Hooydonk che era in prestito. E invece un nostro calciatore si gode. Magari Hendrix me lo ridanno in prestito, però. Alla fine non si è comportato male. Spendi. Non è vero! Non c'è cascato Bleve! Non c'è cascato Bleve! Ci sono cascato io, non c'è cascato Bleve. Attenzione. È passato al centro Andre Gomez. La lascia un po' lì. Poi Breto la mette fuori. Vorrei fare dei cambi. Grazie. È possibile? Spendi. No. No. No, è possibile. È possibile. Vuole far... Possibile. Fa... Fammi fastidio. Ok. Allora. Facciamo giocare chi gioca un po' meno. Sì, dai. Dentro con Francesconi. Andiamo con Berti. Fuori Spendi, dentro Carbo. Fuori Bredo, dentro Celia. Ma sì, ma mettiamo dentro pure Iari. Ciao Bastoni. Carbo, per Berti. Berti, accelera Berti. Non so cosa abbia fatto il difensore della Carrarese. Berti, al centro. L'accelerazione di Berti Carbo. Berbo. Lo chef, signori. Mitico, mitico, mitico. Bravissimo Berti, bravissimo Carbo ad accompagnare. Molto rapidi due. Letali per la difesa della Carrarese. Finisce qua. Amici, si è conclusa la nostra prima stagione regolare con il Cesena. Ed è stata, secondo me, incredibile. È stata, secondo me, veramente, veramente incredibile. Abbiamo passato tanti momenti interessanti. E queste slide l'hanno reso per me un gameplay e una prima stagione veramente molto molto credibile. Abbiamo perso contro avversari anche più deboli sulla carta, abbiamo vinto, abbiamo pareggiato tanto. Oggi grande, grande prestazione di tutti. Vediamo un pochettino. Abbiamo la Sampdoria che vince, non ho visto le altre. Nessuna partita in programma. La stagione termina fra 57 giorni. Ah, eccoci qua.
Quindi, allora, vedete? Oh. Siamo arrivati alla fine quarti. E vedete che arrivare quarti vuol dire evitarsi un primo round di playoff. Chiudiamo 64 punti, 38 partite giocate, 17 vittorie, 13 pareggi, tanti, 8 sconfitte, 52 gol fatti, 38 gol subiti. Non mi lamento, differenza rete di 14. Considerate che il Sassuolo è a 61 punti, il Bari a 61. Insomma, prime posizioni veramente, veramente combattute. Però adesso ci saranno i quarti di finale playoff, Sassuolo-Salernitana, Bari-Modena. Quindi vediamo un secondino chi ci toccherà. Secondo me, ragazzi, non riusciamo a riscattarli. Se sta per scadere... Beh, che Curto non lo posso nemmeno riscattare. Veramente un peccato, perché Curto è veramente tanta, tanta roba, Vediamo se riusciamo a riprenderlo. Saremo contro la Salernitana. Saremo contro la Salernitana in questa semifinale playoff. Abbiamo il Bari che ha perso contro il Modena. Il Sassuolo che ha perso contro la Salernitana. Ma scusatemi un secondo, mi sono dimenticato la classifica. La Cremonese è nell'altra, giusto? Eh sì. È nell'altra semifinale. Cremonese, ma... Ah, ok, la Cremonese è... Ok. Ma posso dire, ragazzi, che me la collo la Salernitana? Ci pensiamo nel prossimo episodio. Prossimo episodio esclusivamente dedicato ai playoff. E poi all'inizio della nuova stagione comunque andrà doppia sfida contro la Salernitana. Di là la Cremonese ha già vinto 2-0. E poi ci sarebbe, nel caso dovessimo vincere la doppia sfida contro la Salernitana, l'eventuale finale. Quindi, ragazzi, capite da voi che il prossimo episodio è assolutamente imperdibile. Ci vediamo domenica, direi, alle 13:30. Grazie per aver visto questo episodio, per averti fatto con me. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.